Pronto, Javel? Uscita la camionetta, eh? Come? Spezzato il vetro di un avvisatore d'allarme in Rue Leblanc. Nessuna comunicazione. Va bene. E ciao. Hanno spezzato il vetro di un avvisatore d'allarme e poi silenzio. Qualche ubriaco. O qualche spiritoso. Bisognerebbe stangarli, come dico io, i tipi come quelli. Sai, eravamo cinque. Intendo dire cinque ragazzi, eh? E allora gli inverni erano più freddi. Alle volte dovevamo usare le slitte. Scusa, in che regione? Lorena. Vabbè, l'inverno non era più freddo di oggi, 30 o 40 anni fa. Quante volte sei andato alla messa di Natale di mezzanotte? E chi lo sa? Quando si tornava a casa c'erano i salciciotti di sanguinaccio. Ti garantisco, le cure non ne ho mai mangiati di migliore in vita mia. Io non so cosa ci mettesse mia madre, ma certo che i suoi salciciotti. Sì, poi mia moglie ha tentato di rifarli, ma tutta un'altra cosa, eh. E pensare che mia sorella, la maggiore, le aveva dato la ricetta esatta, o perlomeno ha giurato che era quella, ma con le donne non si sa mai. La tredicesima ripartizione, Crulebard. Pronta, Crulebard? È uscita la camionetta? Motivo? Ah, zuffa tra ubriachi. Ho capito. Sì, come l'avete passata questa notte di Natale voi? Ah, domino. Sì, auguri. Ciao. Pronto, Cheyenne? Uscite la camionetta? Veronal. Ah, ciao. Sì. Naturalmente è una donna, sono cose da quartiere elegante. Odeon, che succede? Mandré, una macchina rubata. Sì? Una Citroën grigia. Pronto? X475. Sì? Cadè? No. Sì, una Citroën grigia. Targa, aspetta un po', Sì. Targa CX4751, rubata all'angolo. Quante macchine rubate questa notte? Macchine, aspetta. È la settima. Sì. Il Natale scorso erano state 12. E risse? Risse. 14. La notte di Natale bevono e poi litigano. E noi qui. Vuoi un goccio di caffè? Ah, sì, sì, venga. Grazie. Ah, amaro. Io non ho ancora capito perché tu tenga nota di tutto sul tuo taccuino. Statistica personale, una mania come un'altra. Pronto, Javel? Che altro c'è? Ancora, un altro vetro. Ah, sarà qualche burlone. Sì, va bene. Un altro vetro di avvisatore rotto e ancora silenzio. Stavolta al ponte Mirabeau. Cammina il burlone, Ho conosciuto un tale che in una notte ha staccato 43 finestre. Già, faceva il vetraio. Salute, siamo voi. Salve. Salve, Jean-Pierre. Pronto? Pronto, Chaillot? Come va la tua suicida con il Veronal? Vabbè, si capisce, il solito gesto. È un ricattino per farsi sposare. Ah, sì, se la caverà benissimo. Ah, dille che ci mandi i confetti. Sì, ciao. Bella, eh? Meglio di quelle di mamma Francia. Posso? Prova un po' a chiederlo al commissario, domattina c'è di certo. Ho proprio paura che mi dica di no. Che ti conduce tra noi, Jean-Pierre. Come va a contare? Il pioniero seccato mi sta solo la notte di Natale. Ah, morto. Dopotutto, se un assassino si mette al lavoro, lo saprò qua come là. Posso? Sì. Solo ad attraversare il Quai des Orfèvres si gela. Grazie. Per voi, Jean-Pierre, bisogna aspettare che la gente sia alzata e si muova. I delitti vengono scoperti la mattina, quando la portinaia sale a portare la posta o quando la cameriera porta il cappellatte alla padrona. Un po' più presto d'estate e un po' più tardi d'inverno. Yeah, è ancora più tardi la mattina di Natale. Scusate. E il capo crede che il nostro amico farà un altro colpo questa notte. Sì? È una notte che va bene per tipi come quello. Pare che le feste li eccitino. Il signor Domenico. Già. I primi sei assassini, tutte e tre di domenica. Poi ha cominciato con i giorni feriali. Una alla settimana con una puntualità perfetta. Ed è per lui che sei rimasto alzato tutta la notte? No, non sono il solo.
Ci sono agenti di servizio straordinario per tutta Parigi. Quando lo acciufferete troverete che è un matto. Matto no. Ma no. Ha ammazzato 8 persone. Ah, questa è buona. Uno si è buttato dal ponte di Austerlitz. Si era legato le gambe, si era messo una corda al collo, assicurata a un fanale, e nel buttarsi giù si è sparato un colpo di rivoltella alla tempia. Non ha voluto correre rischi, eh? In che colonna lo segni? Pignoli. Beh, non è poi sicuro che questo signor Domenica sia un matto. Gli esperti dicono che i matti ammazzano sempre alla stessa maniera. Di che cosa si è servito l'ultima volta? Di un martello. E la penultima di un coltello. E che cosa vi fa credere che sia lo stesso individuo? Beh, nessuno l'ha mai visto, d'accordo. Parlano di un impermeabile giallastro, di un cappello grigio, e non è certo neanche questo. Comunque ci sono stati 8 delitti, uno dopo l'altro. Dico, 8 assassini non spuntano tutti insieme neanche a Parigi. Poi in ognuno c'è come un marchio di fabbrica. Le vittime sono sempre persone sole, senza famiglia. Fa attenzione, Lecoeur! Vedi che conduce il vivere soli? Sposati. Ma... Poi nessun delitto è avvenuto in un quartiere ricco. Ma ruba? Sì, ruba. Ma non molto. I risparmi nascosti sotto il materasso erano tutti neanche quelli. Non scassina mai le porte per entrare e tranne il furto e il morto non lascia traccia al suo passaggio. Fra un po' ci daranno il cambio e potremo andare a dormire. Io invece no. Io devo fare anche il turno di potier. È andata a Rouen, una festa di famiglia, un battesimo. Pronto? Come? Oh, è roba da matti. Sì, sì, va bene, tienimi informato. Un altro vetro. Qua. Avrà già fatto 5 o 6 chilometri. È strano però, eh? Già, perché gli ubriachi in genere non galoppano quel modo. No. È rimasto un po' di caffè. Ora lo rifaccio. Ma che strano. Pronta? Sì? Sì. No, non ti preoccupare. La cosa comincia a interessarmi. Sì. E quattro, eh? E un divertimento come un altro, lo champagne ha dato la testa. Ma staremo a vedere. Sì, pronta? Un altro vetro. Beh, ma comincia a esagerare questo qui. Sì, sì, va bene, una pattuglia. Sì, ciao. Avenue de Versailles, 5, eh? Io a questi vandali darei una lezione con gli occhi, però. Già, ma bisognerebbe prenderli sul posto. E il caffè? E ma dagli il tempo di bollire, diamine, no? Senti, tornando ai salcicciotti. No, me li sento già sullo stomaco. Io non so come sono quelli di Lorena, ma certo, caro, che i miei. Scusa, sarei tu. Sì. Pronto? Eh? Non mi dire che hanno spezzato un vetro anche uno dei tuoi avvisatori. Sì? Abbiamo avuto 5 segnalazioni dal 15ª ripartizione. Sì, hanno mandato una pattuglia volante, sì. Ha attraversato la Senna al ponte Mirabeau. Sì, pare che venga in questa direzione. Beh, tentate anche voi, eh. Sesto vetro, giù dello champ. Deve essere vicino al Bois de Boulogne. Se si ficca nel bosco non lo beccano più. E qui, e quello crede di essere una caccia al tesoro e si serve dei vetri rotti. Sono proprio curioso di sapere in quale colonna lo segni, Lecoeur. No. Ecco ancora Javel. Ma non può essere quello dei vetri rotti, a quest'ora dovrebbe essere nei paraggi dei Champs-Élysées. Pronto? Sì? Che è capitato? Ah, niente vetri stavolta. Un omicidio. Rue? No, dimmi le lettere, scusa. Rue Michat. Numero? 17. Chi ha fatto la denuncia? Ah, la portinaia. È salita presto allora? Ah, chiudi il becco. Come? No, scusa, non dicevo a te. Una casa popolare. A 7 piani. A che piano, scusa? A mezzato. Aspetta un momento. Aspettate un momento, scusate. Sì, dimmi. Una vecchia. Madame Fayet. Morta.
Il dottore è già sul posto? Oh, va bene. Jean-Pierre! Che c'è? È per te. Che è successo? L'assassino, questa volta una vecchia. Madame Fayet. Ecco il nome e indirizzo. Vado sul posto. Chi se ne occupa? Con est della quindicesima. Avverti la polizia giudiziaria che sono andato. Eccomi a voi, cosa volevate? Ah sì, è venuto Genà. Un altro vetro, sì. Ci sono iniziali? Ah, va bene. Il settimo vetro. Stavolta tra i vetri rotti hanno trovato un fazzoletto macchiato di sangue. Un fazzoletto da bambino a quadretti blu. Il tizio deve essersi fasciato la mano per rompere il vetro. Buon Natale! Oh, vi stavamo aspettando. Buon Natale. Lascio un po' di caffè, eh? No. Preferisco farmi un bocce. Ho un maledetto raffreddore e me lo curo a bocce. Beh, noi andiamo a dormire. Buonanotte. Pazza? No, vera. Qui i soldi crescono sulla scrivania come la muffa. Sembra vera, però. Ma per forza, se no nessuno la vorrebbe. Yeah. Buon divertimento, eh? Ciao, Rick. Ciao. Ciao. Pronta? Sì, sono Lecoeur. Allora, faccio anche il turno di Poitiers. Jean-Vie è andato sul posto. Di a me. Un invalido? In un edificio basso, sì. Non nella Rue Michard. E allora? Alle spalle, in Rue Vasco de Gama. Sì, la conosco, una casetta bassa con un cortiletto. Ma non sapevo che ci fosse un invalido. Beh, è naturale, al buio. Scusa, ma allora come ha fatto a vedere che era un ragazzo? Oh. Senti, mi richiami? Chi ti dà il cambio? Ah, Jules. Dì a Jules che mi tenga informato, eh? Sì, ciao. Ma che succede? Oh, niente, una vecchia uccisa. E chi è stato? Chi lo sa? Un invalido che abita di fronte dice di aver visto un ragazzo arrampicarsi lungo il tubo di una grondaia. E la vecchia l'avrebbe ammazzato un ragazzino. Ma dico, non la conosci abbastanza. Mi ha colpito una cosa. Un tale sta viaggiando e spezzando i vetri degli avvisatori d'allarme. Ma non ha percorso una linea diretta. È andata a zigzag, prima di qua e poi di là. Non conosce Parigi. La conosce troppo bene. Non si è mai arrischiato in vista di un commissariato. L'unico rischio è quello di passare il ponte Mirabeau. Già, ma se voleva attraversare il fiume, questo rischio doveva correrlo a qualunque ponte. Sarà ubriaco. Io vorrei sapere e capire perché si è fermato. E sarà andata a casa sua. Ma è inverosimile che uno che alle 6:30, nei pressi del Quai de Javel, che è un quartiere popolare, abiti nelle vicinanze dell'Etoile, che è un quartiere elegante. Ti interessa molto? No. No, non mi interessa. Mi preoccupo. Pronto? Ah, parla giù. Sì. Va bene. Senti, giù. Alle spalle della casa popolare di Rue Michard, in Rue Vasco de Gama, sì, c'è la casa di quest'invalido che ha visto il ragazzo. Accanto ad essa c'è un'altra casa, in mattoni rossi. Forma una specie di cortile con quella di Rue Michard. Ah, beh, la conosci, no? Senti, non è accaduto nulla in quella casa? Nessuna denuncia? No, noi qui non sappiamo nulla. No, guarda, non posso spiegarti il perché. Sì, ma vorrei che tu facessi verificare. Sì, grazie.
Pronto? Pronto, Ter? E qui è la centrale. Senti, nessun allarme da voi. Soltanto ubriachi. Senti, la pattuglia dei ciclisti è già uscita? Beh, se sta uscendo ora, raccomanda che tenga gli occhi aperti su un ragazzino dall'aspetto stanco, che probabilmente sanguina da una mano, la destra. Smarrito? No, 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 non è smarrito. Ma guarda, non posso spiegarti ora. Ciao. Ma che è questa storia? Niente. Misteri. Che misteri? Pensa al tuo raffreddore. Ah, te la tale ti mette di cattivo umore, va bene, meno. Pronto? Sì, sono io, Recur. Ah, buongiorno, Gonesse. Hai visto la portinaia? Senti, è in casa il ragazzo. Sì, sì, si capisce che lo conosco. È mio nipote. Sì, non ti hanno detto che si chiama Recur? Come? Il ragazzo non c'è. Ma scusa, è suo padre. Eh sì, alle 7 di solito ritorna a casa, lavora di notte. Ah, è tornato e poi è ridisceso subito. La portinaia dice che era fuori di sé. E poi? Un telegramma. Ha chiesto se era arrivato un telegramma. Scusa, ma è una cosa senza senso. No, no, guarda, io non mi posso muovere. Se io devo trovare questo ragazzo e posso farlo meglio da qui. Sì, sì. Ah, aspetta! Dì a Janvier che la vecchia Fayet doveva avere molti soldi nascosti in casa. Sì, grazie. Pronto? Qui centrale. Sì, state attenti a un ragazzino di 12 anni, vestito piuttosto poveramente. Tenete sotto controllo le colonnine di allarme telefonico. Sì, ciao. Pensi che sia stato il ragazzino a commettere il delitto? Ah, l'inferno. Cosa dicevi poco fa? Che è tuo nipote? Sì, sì, figlio di mio fratello, sì. E credi che sia lui che sta rompendo i vetri degli avvisatori? È un fazzoletto da bambino quello che è stato trovato. Va bene, ma se conosci bene tuo nipote... Non so niente, non so niente. Ma tuo fratello lavora di notte? Sì, sì, lavora di notte. È vedovo con quell'unico figlio. Scusa, sai. Pronto? Pronto, qui da Kerr. C'è ancora Gonesse? Ah sì, passamolo per favore. Gonesse, scusa, mi dispiace disturbarti. Sei salito nell'appartamento di mio fratello? Ah, il ragazzo ha dormito nel suo letto. Beh, questo è già meglio. Vi erano pacchi in casa. Regali di Natale, ma cioè, scusa. Anche una piccola radio. Sono idiota. No, scusa, non dicevo a te, no, pensavo a mio fratello. Sì, e Janvier è ancora sul posto. Ha telefonato lui alla polizia giudiziaria. Al commissario Sayad. Sì. Ah, ho il permesso per l'appello? Sì, va bene, grazie, ciao. Pronto? Sì, sono ancora Lecoeur, appello generale. Sì, sì, è autorizzato da Sayad. Sì, è per lo stesso ragazzo, Francesco Lecoeur. Sì, 12 anni e mezzo, piuttosto alto per la sua età, magro. Ma no, non so come sia vestito. No, no, niente berretto, ha un ciuffo di capelli che gli cade sulla fronte. Beh, forse è bene diramare anche i connotati del padre. Sì, sì, mio fratello, tu lo conosci, no? Aspetto timido, sì, occhi azzurri. No, no, non ho la minima idea di dove possano essere andati. Dirama subito i dati e se viene qualche risposta fammela sapere. Sì, ciao. Buongiorno, signor commissario. Oh, auguri, buon Natale. Grazie, buon Natale. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno, Lecoeur. E allora, questo ragazzo? Non riesco a capire perché abbia smesso di chiamarci. Chiamare noi? Sì, sì, insomma, di attirare la nostra attenzione. Ma io non vedo perché avrebbe dovuto chiamarci se poi non dice una parola al telefono. Supponete, signor commissario, che sia pedinato... o che stia inseguendo qualcuno. Accomodatevi, Lecoeur. Sentite un po', Lecoeur. Vostro fratello si trovava in difficoltà finanziarie. Tre mesi fa ha perduto il posto che aveva. Ah, e che posto?
Era linotipista, la tipografia alla Press, lavorava di notte. Ho capito. E perché? Ha perduto il posto? Ma credo che abbia avuto a che dire, a che fare con qualcuno, non so. È sposato? Sua moglie è morta 2 anni dopo il matrimonio, lasciandogli un bambino di 10 mesi. Ho capito. E l'ha allevato lui, vero? Sì, lui. Lui solo. Ricordo quando gli faceva fare il bagno e gli scaldava il latte per il biberon. Beh, questo però non spiega perché litighi con la gente, no? Lo so, è difficile da spiegare. È inacidito, vero? Ma no, le cose non stanno veramente così, eh. No? E come stanno allora? Ecco, vedete, signor commissario, non ha mai vissuto come gli altri. Forse Oliviero non è molto intelligente. Forse per le sue letture sa troppo di certe cose e troppo poco di altre. Sentite un po', Lecoeur. Voi lo credete capace di aver ucciso Lafayette? Era sua suocera. Ah! Sì, tanto l'avreste saputo in ogni modo. Ho capito. E non andavano d'accordo, vero? No, lei lo odiava. E perché? Lo riteneva responsabile della morte della figlia. Ah. Forse poteva essere salvata se l'operazione fosse stata fatta in tempo, ma... La colpa non fu di Oliviero. L'ospedale non vollero accettarla, non so per quale formalità. Insomma, in ogni modo, la signora Fayet pensò che la colpa fosse di mio fratello, ecco. Ho capito. E si vedevano, sì? No. No, si incontravano qualche volta per la strada, ma anche loro non si parlavano mai. Il ragazzo lo sapeva? Che lei fosse sua nonna? Ma non saprei. Non gliel'aveva mai detto, vero? No. No, non gliel'aveva mai detto. Ma io non riesco a capire però i moventi del ragazzo, se è proprio lui che rompe i vetri. Pronto? Sì, il commissario è qui. Signor commissario, Janvier, vi passo la linea. Ascoltate, Lecoeur, eh? Ascoltate. Sì. Pronto, sono Sayar. Sì? Il delitto è stato commesso questa mattina tra le 5 e le 6. La vecchia non è morta sul colpo, ha perduto molto sangue. Questo secondo il dottor Paul. Si era appena alzata dal letto, probabilmente è stata svegliata dall'assassino che stava entrando. Si è difesa con la prima cosa che le è capitata sotto mano, una scarpa. Avete trovato l'arma del delitto? No, potrebbe essere stato un martello, un tubo di ferro o qualcosa del genere. Cos'è? Furto? Probabilmente. Abbiamo trovato una borsa con 800.000 franchi. Stando al libretto con cui la vecchia teneva i conti, ne mancherebbero 200.000. Nel libretto figurano anche i prestiti. La Fayet faceva l'usuraia. Va bene, grazie Janvier, tenetemi informato, eh? Questa signor Domenica... Sentite un po', Lecoeur. Voi sapevate che faceva l'usuraia, che portava del denaro? Sì, lo sapevo, signor commissario. Mm. Mi avete detto, mi pare, che vostro fratello è disoccupato da circa 3 mesi, vero? Sì. Già. E il ragazzo lo sapeva? No. No, non lo sapeva. Non aveva il coraggio di dirglielo. Lo so, è difficile da spiegare. Vedete, questo ragazzo era tutto per lui. Non viveva che per lui. Sentite, Lecoeur. Sì? Voi vi rendete conto della direzione verso cui puntano tutti questi elementi, vero? Sì, me ne rendo conto. E anche voi credete che... No. Perché? Perché è vostro fratello, forse? No. Da quanto tempo quell'assassino, il signor Domenica, è al lavoro? Da 9 settimane, mi pare, vero? Sì, poco più di 9 settimane. Dunque, il primo delitto è stato scoperto la notte del 20 settembre, nel quartiere di Epinetti. Sì, che vostro fratello non aveva detto a suo figlio di essere disoccupato. Perciò è continuato ogni sera ad uscire, ad andare a lavorare, così, regolarmente, fingendo anzi di andare a lavorare. Sa, non voleva apparire a... agli occhi di suo figlio come un uomo fallito, ecco. Ma che diavolo faceva fuori tutta la notte? Vabbè, lavori occasionali, quando ritrovava. Per 2 settimane ha fatto il guardiano notturno in uno stabilimento. E perché non c'è rimasto? Sostituiva il guardiano malato. Poi quello è guarito e ha ripreso il proprio posto. Già. Io... non riesco a capire dove possa essere finito Francesco. Il ragazzo, eh? Esatto. Stamattina vostro fratello è rientrato con vari pacchetti, non è vero? È Natale. Già,
Avevo bisogno di un po' di denaro per comprare un pollo, un dolce e una radio nuova portatile. Se il delitto è stato commesso tra le 5 e le 6, a quell'ora i negozi sono chiusi. E avete prestato del denaro in questi ultimi tempi, Lecoeur? No, no, da un mese a questa parte no. No, non lo vedevo appunto da un mese. E avrei voluto vederlo. Gli avrei detto che provvedevo io a comprare la radio per Francesco, che la desiderava. Eccola. Pensavo di portargliela non appena mi avessero dato il cambio qui. Secondo voi Lafayette avrebbe consentito a prestargli del denaro? No, poco probabile. Oddio, non lo so. Era una donna bizzarra. Aveva denaro per vivere, eppure lavorava ore, dalla mattina alla sera. E spesso prestava denaro, persino alla gente presso cui lavorava, a tasso altissimo. Era conosciuta da tutto il quartiere, insomma. Vabbè, allora io vado a dare un'occhiata sul posto. Vuol dire che se giungono notizie, voi me lo fate sapere. Ma non c'è telefono laggiù. Vi avvertirò tramite Giavelli. Sì. Arrivederci, signor commissario. Addio, arrivederci, signor commissario. L'hanno preso? Rimanete al minuto dell'apparecchio. Commissario Sayan! Signor commissario! La stazione di Austerlitz ha al telefono. Eccomi. Hanno trovato mio fratello. Pronto, sì, Sayan qui. Ah, e dov'era? Che cosa stava facendo? No, no, non c'è bisogno che lo interroghiate. Piuttosto accompagnatemelo subito qui, immediatamente. Sì, l'aspetto. L'hanno fermato alla stazione, pareva molto nervoso. Ha detto che stava aspettando là suo figlio, dal quale aveva ricevuto un messaggio, e quindi lo aspettava lì. Gli hanno detto del delitto? Sì, sì, e pare che sia rimasto sbalordito e terrorizzato. Beh, non può tardare a venire. Non c'è molto traffico ora per le strade di Parigi. Pronto? Invalide? Ah, con la fuga di gas. Grave? Va bene. Cos'è? Suicidio forse, no? No, no. Tentato, ma non l'hanno nemmeno portato alla... Non ce l'ha, dico, dai. Un po' di poi ci siamo bisogno. No, 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 grazie, grazie. Cos'è? Siete raffreddati? Ah, sì, molto, signor commissario. Il servizio, naturalmente. Allora, prendete queste pastiglie, forse vi faranno bene. Oh, grazie, signor commissario. Vuoi un po' di poi? Sì, grazie. Sentite un po', voi preferite che lo interroghiamo in un'altra stanza? No, 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 io non posso abbandonare il mio posto e poi aspetto notizie. Del ragazzo? Sì. Vero? Beh, dico, ragazzi, potete anche spegnere la luce, tanto oramai ci si vede, no? Se l'assassino ha ucciso per rubare quei 200.000 franchi, dovrebbe avere ancora addosso la refurtiva. L'assassino, sì. Ah? Non è passato molto tempo perché possa essersene disfatto, non vi pare? Esatto. Ecco qua, forse la camionetta, eh? Sì, sì, è lei. Non si vede. Gli avranno messo le manette? No, 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 non credo. Finora non è imputato di niente. Andate. Perché mi hanno portato qua? Dov'è Francesco? Lo stiamo cercando. Dove? Dappertutto. Accomodatevi. Grazie, grazie. Prego, commissario. Voi avrete saputo, avranno detto, della morte della signora Fayet, vero? Mi ha lasciato un biglietto. Mio figlio. Vedi tu se puoi capire, è scritto a matita copiativa. Lo zio Filippo arriva questa mattina alla stazione di Austerlitz. Viene lì appena poi ad incontrarci. Affettuosamente, Bib. E che cosa vuol dire Bib? Bib è il suo soprannome, di quando era piccolo. Non lo usa mai con gli altri. Viene da Biberon.
E chi sarebbe lo zio Filippo? Non esiste, no, non esiste. No, è esistito. Era un fratello di nostra madre, emigrato da giovane in America. Che cosa vuoi che gli importi, Andrea? Ma no, in famiglia si scherzava su questo ipotetico zio d'America. Morì quando Francesco aveva 4 anni. Andrea, che cosa vuoi che sia? No, 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 lasciatelo parlare, continuate, continuate. Lo zio Filippo era diventato la favola che Oliviero raccontava al ragazzo per addormentarlo. Ah. Naturalmente gli si attribuivano ricchezze favolose. Ho ecco, capito, è tutto qui. Ed è morto laggiù, vero? Sì, sì, in un ospedale di Cleveland. Solo allora abbiamo scoperto che era stato cameriere di un piccolo ristorante. Sarebbe stato crudele dire al ragazzo la verità e così la leggenda è continuata. E il ragazzo ci credeva? No, no, mio fratello ritiene che non ci credesse più, che avesse indovinato ma che non volesse bastare lo scherzo. Ecco. E allora come si spiega questo biglietto? Non so, non so, non riesco a spiegarmelo. Ho chiesto alla portinaia se fosse arrivato per caso un qualche telegramma. Sì. Ho pensato per un momento che mio fratello avesse voluto farci uno scherzo, ma poi ho capito che non era possibile. Naturalmente mi sono precipitato alla stazione di Austerlitz. Ho cercato dappertutto nella speranza che Francesco comparisse. Andrea, Andrea, dimmi la verità. È stato investito? No, 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 sta tranquillo, non è stato investito. Allora, allora io torno alla stazione. Certamente vi andrà se mi è scritto che devo andare ad incontrare lì. Che cosa significa? Rimettetevi a sedere, Oliviero Lecoeur. Quanto denaro avete in tasca? 22.000 franchi. Il resto... Il resto di? Il resto di 50.000. Ho fatto le spese di Natale. Ieri sera voi siete andato a trovare vostra suocera, non è vero? Andrea, Andrea, tu osi pensare che io abbia potuto... No, coraggio, coraggio, Oliviero, io non sospetto di niente. Interrogatemi, risponderò. A che ora ieri sera siete andato... Anzi, un momento. A che ora siete uscito di casa voi ieri sera? Saranno state 8:00, dopo che Francesco era andato a letto. Non è accaduto nulla di insolito? No, abbiamo cenato come al solito, poi Francesco mi ha aiutato a lavare i piatti. Avete parlato del Natale, vero? Sì, gli ho detto che avrebbe avuto una sorpresa. La radio portatile, se l'aspettava, eh? Sì, la desiderava da tanto tempo. Ecco, guarda, Oliviero. Gliel'avevo comprata io. Se avessi saputo. Che cosa? Niente, non avrei fatto la spesa. Grazie, Andrea. Mio figlio sta tanto tempo solo in casa. Voi non sospettavate che vostro figlio sapesse del vostro licenziamento? Non avevo mai cercato di voi al giornale, no? No, no, non abbiamo telefono in casa. E poi quando io ero al lavoro lui dormiva. Ho capito. Ed è possibile che qualcuno gliel'abbia detto? Non lo sapeva nessuno. Voglio dire, nessuno dei vicini. Francesco ha molto spirito di osservazione? Sì, moltissimo, sta attento a tutto. Allora voi avete aspettato che vostro figlio fosse andato a letto e poi siete uscito di casa? Sì, vero? Ho preso la mia scatola di latta con dentro qualche panino e poi sono uscito. E che cosa ne avete fatto? Dov'è? Dove l'avete lasciata? Sono sicuro di averla con me quando sono uscito. Non so, non posso capire dove posso averla dimenticata. A meno che non sia... Dalla signora Fayet, è vero? Sì. Un momento, le chiamatemi subito Jeanvier, presto. Pronto? Javel? Jeanvier, per cortesia. Sì, aspetta. Pronto, Sayar? Siete voi, Jeanvier? Sentite un po', nella camera della Fayet non è stata trovata per caso una scatola di latta contenente dei panini? Niente, niente scatola di latta. Ho capito. Molto bene. Sinceratevene però, assicuratevene. E poi richiamatemi qui alla centrale. Sì, grazie. Va bene. Mi pare che la scatola non ci fosse. Dunque, voi siete uscito quando vostro figlio si è addormentato, vero? No, 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 si era rannicchiato. Ma si sarebbe addormentato presto. E poi quando sono stato fuori, ho girovagato un po'. Sono sceso dalla cena e ho aspettato. Aspettato che cosa? Ma che Francesco dormisse. Dalla sua finestra si possono vedere le finestre della signora Fayet. Allora si può anche scorgere nell'interno della casa della signora Fayet. Sì? Insomma, voi eravate deciso ad andare da lei, vero? Per forza, non avevo un soldo in tasca. E vostro fratello, non potevate rivolgervi a lui?
Aveva già fatto tanto per me, non volevo chiedergli altro. E che voi avete suonato alla porta della signora Fayet? Che ora era? Saranno state le 9, poco più. La portinaia mi ha visto salire. Non ho fatto nessun tentativo di nascondermi con nessuno, tranne che per Francesco. E vostra suocera era già a letto? No, era completamente vestita quando mi ha aperto. Sì? Mi ha detto, ah, sei tu, canaglia. Ah, e dopo questa bella accoglienza vi aspettavate che vi desse del denaro? Ne ero certo. E come mai? Perché era il suo mestiere. E magari anche per la soddisfazione di potermi ricattare se non glielo avessi restituito alla scadenza. Infatti mi ha prestato 50.000 franchi e mi ha fatto firmare una cambiale per 100.000. E quando avreste dovuto restituire questo denaro? Fra 2 mesi. E come pensavate di farlo? Non lo so, in qualche modo. Quello che mi importava è che Francesco avesse un buon Natale. Vedete, signor commissario, è sempre così. Vi ha dato subito il denaro? No, ce n'è voluto di tempo. Quanto tempo? Mezz'ora circa. E durante tutto questo tempo ha continuato ad insultarmi, dicendo che ero un buon a nulla, il che forse è vero, e che avevo rovinato la vita di sua figlia, e che l'avevo uccisa, il che non è vero, non è vero. Ma non le ho risposto, avevo troppo bisogno di quel denaro. Non l'avete per caso minacciata? Dipende da quello che si intende per minaccia. Le ho detto che se non mi dava quel denaro mi sarei ucciso. E l'avreste fatto? Non lo so, non credo. Ero stanco, nauseato di tutto. E quando avete avuto il denaro, che cosa avete fatto? Sono andato a piedi fino alla più vicina stazione del metro, quella di Lourmel. Sono sceso al Palais Royal e di lì mi sono recato ai grandi magazzini, quelli del Louvre. Erano pieni di gente. C'era folla in quasi tutti i reparti. E che ora era? Quando sono uscito saranno state le 11. Ma non avevo freddo. Mi sono fermato molto tempo a guardare il trenino elettrico. Costava 27.000 franchi. Dunque, per tornare alla signora Fayet, voi avete detto che vi ha fatto firmare una cambiale, vero? Sì, di 100.000 franchi. E che cosa ne ha fatto? L'ho messa in un vecchio portafoglio che teneva sempre con sé in una tasca della sua. Ah, dunque voi conoscevate l'esistenza di questo portafoglio allora? Lo sapevano tutti. Voi avete fatto i vostri acquisti al Louvre, mi pare. No, la radio l'ho comprato in Rue Montmartre. Ah sì? E in che negozio? E il nome non lo so. Era vicino ad una calzoleria, sì. E il resto? Il resto in una rosticceria, lì vicino. Che ora era quando avete finito i vostri acquisti? Sarà stato quasi mezzanotte. La gente usciva dai teatri, dai cinematografi, andava ai ristoranti, c'era molto chiasso intorno. E il resto della notte che cosa avete fatto? Sono entrato a Sant'Eugenio a sentire la messa. E dopo? All'angolo del Boulevard des Italiens c'è un cinematografo che rimane aperto durante tutta la notte. C'eravate stato altre volte in questo cinematografo? Sì, due o tre volte. E dopo tutto c'è caldo. Molta gente va lì proprio solo per dormire. Ecco. E a che ora siete usciti dal cinematografo? Saranno state le 6. Che film avete veduto? Cuori ardenti e un lungo documentario sugli esquimesi. Quante volte avete visto il programma? 3 volte, intero! Questi sono i biglietti del metrò e questo è il biglietto del cinema. Ecco. Lourmel, 24:12. Ore 22. Operà 25:12:06. Questo lo esclude da qualsiasi sospetto, signor commissario. Sì, infatti. O almeno quasi. Pronto? Javel? Sì, te lo passo subito. È per voi, commissario. Sì, pronto? Come? Allora, niente scatola di lata sul posto. Ho capito. Ah. Siete stato voi, Janvier, a perquisire i vestiti della defunta? Ho capito. Ah, ho capito. Ah, Gonesse ha trovato un vecchio portafogli in una tasca della sottana. Ah, sì? Con dentro delle cambiali? Avete la lista dei cambiali lì? Allora, leggetemi le firme, per favore. Sì? No, avanti. Avanti?
Avanti. Ah, ecco, ecco, la vostra cambiale c'è. Ora puoi stare tranquillo. Allora sentite, Javier. Ma sì, non ti preoccupare di Francesco. Adesso mettiamo... Ma non ti preoccupare, non farti prendere dalle tue crisi. Stai calmo, per cortesia, stai calmo. Allora voi siete completamente scagionato. Le cambiali non interessavano all'assassino che naturalmente le ha lasciate intatte. Quindi un altro. Vostro figlio, Francesco, si sveglia spesso la notte? Sì, 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 qualche volta mi chiama. Ha degli incubi. Gli sembra che la casa vada a fuoco. Ha gli occhi aperti, ma credo che non veda nulla. Poi piano piano si calma, si riaddormenta. Il mattino dopo, quando si sveglia, e quando rientrate? Quando rientrate al mattino, lo trovate addormentato? No, no, qualche volta finge di dormire perché io posso svegliarlo come al solito, con un bacio. Chi abita nell'appartamento vicino al vostro? Abita uno slavo. E ieri sera c'era molta gente da lui. Ah, contava. Ecco, quindi il ragazzo può essersi svegliato. Può essersi svegliato, è andato alla finestra e quindi ha scorto suo padre nella casa della Fayet. Sapeva che era sua nonna? No, no, e non le piaceva. Qualche volta quando l'incontrava per caso per strada, diceva che puzzava. Quindi sarebbe rimasto molto sorpreso nel vedervi in casa della Fayet? Ah, certamente, certamente. Sapeva che prestava del denaro? Lo sapevano tutti. Allora, telefonate immediatamente alla tipografia, domandate se qualcuno in questi ultimi tempi ha chiesto di vostro fratello. Ma chi volete che abbia potuto? Balzac 292. Pronto? Tipografia La Presse? E qui è la prefettura centrale. E vorremmo sapere se qualcuno è venuto a chiedere di un vostro operaio, Oliviero Lecoeur, un vostro operaio rinotipista che lavorava lì fino a poco tempo fa, è molto importante. Ma sì, lo so che è il giorno di Natale, ma è Natale anche qui per noi, e dobbiamo fare il servizio lo stesso, idiota. Grazie. 3 settimane fa un bambino è andato a chiedere di te, Oliviero. Ti ho detto che da qualche tempo tu non lavoravi più lì. Lo sapevo. Quindi sapeva anche che voi non avevate un soldo per comprare la radio, è vero? Ammettiamo ora che vi abbia visto in casa della Fayet, vostro figlio. Avrebbe potuto vedervi anche uscire di casa, di la Fayet? No, no, la finestra è dalla parte opposta dell'uscio. Voi vi ricordate di esservi avvicinato alla finestra? Sì, sì, era aperta. A un certo punto mi sono appoggiato al davanzale. Quindi il ragazzo potrebbe avervi visto se in quel momento stava guardando giù. E che? Pronto? Qui centrale. Un ragazzo? Com'è? Fa rastrellare tutta la zona. Per la stazione provvedo io. Quanto tempo fa? Mezz'ora, ma non potevi comunicarcelo prima? Pronto? Garde du Nord? Ascolta, urgentissimo. Fa frugare la stazione da cima a fondo. Chiedete a tutti se hanno visto un ragazzino di 12 anni a girarsi lì. Può essere solo o anche accompagnato. Non lo sappiamo. Sì, fammi sapere subito il risultato, eh? Ciao. Un ragazzino è stato visto rubare un paio di arance in Rue Maubeuge. Vostro figlio aveva del denaro in tasca? No, neanche un soldo. Non aveva per caso un salvadanaio? Sì, lo aveva. Ma ho dovuto votarlo io. Sì. Gli ho detto che non volevo cambiare un grosso biglietto. Ma Bib non avrebbe rubato due arance lo stesso? Beh, forse non era per rubare. E per che cosa allora? Perché ha voluto mandarmi alla stazione di Austerlitz? Perché? Ma è chiaro che diamine. È chiaro, per suggerirvi di scappare. Scappare io, perché? Ma cercate di ragionare. Vostro figlio sa che voi non avete un soldo in tasca e che vorrete comprargli una radio, no? Oh, scusate, questo non è per offendervi, ma io cerco semplicemente di coordinare gli elementi. Ebbene, che cosa fa? Scende dal letto e guarda nella camera che vede davanti al suo palazzo e che cosa scorge? Scorge la vecchia che egli sa essere una strozzina. E allora che cosa ne deduce? Che voi siete andata da lei per farvi dare del denaro, non vi pare? Allora sarà rimasto naturalmente addolorato, torna a letto,
si rimette a dormire. Sì, sì, questo sì, forse, credo. Non lo so, non lo so. Ad ogni modo, in quel momento non è uscito. Ah, no, no, questo no. Comunque, vedete, è tornato a letto. Però è il giorno di Natale, e come tutti i bambini, egli si sveglia presto. Che cosa fa? Ritorna ancora alla finestra. Naturalmente, guarda e vede un'unica finestra illuminata nella casa di fronte, e precisamente la stanza nella quale poco prima ha visto suo padre. Questa è una mia semplice ipotesi. Ma io scommetto che il ragazzo può aver visto il cadavere, o almeno qualche particolare che lo ha allarmato. Che cosa volete dire? Voglio dire che egli crede che l'abbiate uccisa voi. No! 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 Non è possibile! Non può aver pensato! Calma! Calmati! Calma, è soltanto un'ipotesi. Mi avete detto, dianzi, di esservi avvicinato alla finestra. Non è possibile che voi abbiate posato anche la scatola dei panini sul davanzale della finestra? Sì. Sì, proprio così. Ecco, vedete, vedete, il ragazzo è abbastanza intelligente, e abbastanza intelligente per capire che cosa ne avrebbe dedotto la polizia se avesse scoperto quella scatola, non è vero? C'è anche scritto il mio nome. Ecco, coperchio. Benissimo. L'ha inciso benissimo. Il ragazzo con me. Dunque, Oliviero sa che voi rientrate dalle 6 alle 7. E allora? Allora che cosa fa? Allora cerca di allontanarvi dalla zona pericolosa. Volete dire che scrivendo quel biglietto? Beh, non poteva certamente accennare al delitto senza compromettervi. Allora si ricorda di questo zio Filippo. Non importa se egli creda o meno l'esistenza di questo zio. L'importante è che voi lo raggiungiate alla stazione di Austerlitz, capite? Ma un ragazzo di 12 anni. E beh, non poteva rimanere in casa ad aspettarvi. Doveva immediatamente far scomparire quella scatola pericolosa. Non vi pare? Poi si è ricordato naturalmente del tubo della grondaia. Chissà, forse qualche volta è salito per giocare. Il commissario Sayar. Sì, sono io. Devo consegnarvi questa busta. L'oggetto contenuto è stato trovato nei pressi di una colonnina d'allarme. È il fazzoletto di Francesco. È il suo. Bene. Potete andare. Grazie. Ora siamo sicuri che si tratta di lui. Avevate ragione voi, Lecoeur. Il ragazzo deve essere stato seguito. Oddio, se avesse potuto non soltanto avrebbe rotto i vetri, ma avrebbe cercato di parlare al telefono. Seguito da chi? E chi poteva seguirlo? E perché avrebbe dovuto avvertire la polizia se voleva salvarmi? A meno che, quando è salito sulla grondaia dopo avervi lasciato il biglietto, credeva che voi foste l'assassino. E già, ma quando ne è sceso, sapeva che non eri stato tu, sapeva... Che cosa? Sapeva chi era l'assassino, capisci ora? Deve averlo visto quando ha raggiunto il davanzale. Vuole farcelo sapere, ma qualcuno glielo impedisce. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che Francesco sta inseguendo l'assassino. E ha rubato le arance per attirare l'attenzione di qualche agente. Ma perché? Perché Francesco dovrebbe seguirlo? Ma l'ha fatto per te, per salvarti. Lui temeva che la polizia potesse sospettarti come ti aveva sospettato lui. E vuole provare la tua innocenza. Allora io vado. Ma dove? A cercare andare? Francesco. Io qui non ci resisto. Comincerò dalla parte della carta. No, ci sono gli agenti che cercano. Non abbiate nessun timore. Nessuno gli metterà le mani addosso a Parigi in un'ora come questa. State tranquillo, lì. È in pericolo. No, stai calmo, Oliviero. L'acqua bolle, signor commissario. Che? L'acqua bolle. Ah. Posso offrirvi un po', signor commissario? No, grazie. Preferirei un panino con del prosciutto. Oh, un panino? Vado a prenderlo. Un minuto e torno. Grazie. Grazie. Prego. Che cosa state facendo voi, eh? Parole crociate, signor commissario, tanto per ammazzare il tempo. Ah, parole crociate. E che parola cercate? Serpente con gli occhiali. Serpente con gli occhiali? Quante lettere? Cinque.
miope. Grazie, signor commissario. Signor commissario. Dite. Scusate se ficco il naso in queste faccende, dite, ma... Dite. Ci sono immischiate due persone che mi sono care. Sì, sentiamo, sentiamo. Io da questa mattina non faccio che pensarci. Questo signor Domenica... Che... Beh? Un uomo che uccide 9 persone, una dopo l'altra, se non è un pazzo completo. È certo un uomo che ha perso il proprio equilibrio. Per esempio, potrebbe aver subito uno shock improvviso. Prendete mio fratello. La perdita del posto lo ha sconvolto a tal punto che gli ha preferito vivere in un mondo di bugie anziché confessare al figlio il suo stato. E poi ci sono altri due elementi importanti. Cioè, il primo è che abitualmente gli omicidi recidivi si servono sempre degli stessi mezzi. Questo invece no. Questo si è servito di un martello, di un coltello, di una chiave inglese. È partito, signor commissario. Ah, sì, grazie tanto. E l'altro elemento quale sarebbe? Ha attraversato mezza Parigi, evitando sempre accuratamente tutti i posti di polizia e tutti gli incroci sorvegliati da un agente di servizio, e non ha mai lasciato un indizio. Ma non è strano questo qui. E voi volete dire che conosce perfettamente la 15ª e la 16ª ripartizione? E non soltanto queste. Ne conosce perfettamente almeno altre due, la 12ª e la 20ª. Ma come? Allora voi supponete che... Sì. Sì, signor commissario. Io sono convinto che è uno di noi, o uno che è stato dei nostri. E questa è l'idea che mi sono fatta, che non mi esce dalla testa. Beh... Mi ricordo però di quel poliziotto inglese che è stato giustiziato perché era un assassino. Uccideva delle donne. Uccideva delle donne, sì. Ma io non capisco però perché debba rubare costui. Ecco, supponiamo che anche egli avesse avuto un lavoro di notte e che non abbia confessato in casa il proprio licenziamento, che abbia continuato a fingere di andare al lavoro. Egli deve rimanersene fuori tutta la notte, no? E quindi... Sayar. Vorrei sapere chi è stato dimesso dal servizio in questi ultimi 2 anni. Sì, e il motivo. Grazie. Pronto? Gare du Nord? Ha nessuna notizia? No, nessun lecœur tra i ragazzi. D'accordo, sì. Adesso quello peggio poi c'è il commissario. Vabbè, prendiamo questo ponte. Buono. Stanno ammazzando mio figlio. Lo capite che lo stanno ammazzando? Fate qualcosa. Calma, calma, calma. Volete capirlo? Non serve a niente. Pronto? Sì, è per voi, signor. Grazie. Pronto, sì? Ah, buongiorno, signor Guillaume. Buon Natale. Buon Natale, e Sayarsi. Senti... No, non può essere 7ª ripartizione, è un altro. No, deve essere uno che ha prestato servizio nella 15ª e 16ª ripartizione. Come? Brigadiere Lubè? Brigadiere Lubè. E... 3 anni? Ho capito. E dove lavora ora? Agenzia privata di investigazione Argus. Argus. E dove abita? Grazie. Telefono? 22. Molto bene. Buon Natale, signor Guillaume. Grazie. Pronto? Pronto, agenzia Argus? E qui è centrale di polizia. E avete per caso tra il vostro personale un certo Lubè? Ah, era lì e cacciato via. Quando? Grazie, era lì. Cacciato perché beveva e perché tentava di ricattare il principale. Cacciato 3 mesi fa, capite? Lì faceva il servizio notturno, tutto coincide, signor commissario. Attaccate l'altoparlante. Voi pronto a stenografare, eh? Mi raccomando. No, signora, no, non è suo marito che parla. È venuto qualche disgrazia? Parlo con la signora Lubè? Suo marito è in casa? Ma chi è Jane? Chiamate Jean-Vier, dite che vada subito là mentre ma io la tengo il telefono. Parlo, prego, subito. Pronto? Io sono Jean-Vier? Il commissario Sayar, signora. Subito in casa Lubè. Mi fate la mula 27, ci sei vicino. Cerca di sapere tutto e poi torna qui. Sì, ciao. Suo marito non è rientrato stamane? Lei dovrebbe saperlo. Credevo che la polizia sapesse sempre tutto. Accade spesso che suo marito non rientri al mattino, signora? Miei. E lei saprà che suo marito non appartiene più alla polizia, vero? Si vede che ha trovato un meglio.
Dovrebbe sorvegliarlo, signora, perché non continui a bere. Non sapevo che voi foste diventati membri della Lega Antialcolica. Quando è che suo marito ha lasciato l'agenzia di investigazione Argus? E cos'è questa storia? Mio marito è sempre l'agenzia Argus. No, allora, signora, le dico che suo marito non è più presso l'agenzia di investigazione Argus da circa 3 mesi. Non è vero! Eh già, per cui ha continuato a uscire la sera fingendo di andare a lavorare. E dove vuole che andasse? Alle Folies Bergère? Ecco, Jean-Vie è arrivato, ho sentito suonare il campanello. Allora, subito, immediatamente, appello generale per questo... Sì, sì, signor comandante. Pronta? E appello generale radio a tutte le pattuglie di polizia, a tutti i posti di polizia. Cercare l'ex brigadiere Loubet. Beh, i dati non li so, cercali. Li conosco io, abbiamo lavorato insieme. Aspetta, dammi. Capelli castani. Capelli castani. Corporatura bassiccia, altezza 1,60, massiccia, altezza 1,60-1,64 circa. Baffi grigi. Baffi grigi. Sì, d'accordo, ciao. Lo acciuferemo. Purché non sia troppo tardi. Beveva molto, vero? È stato lui ad insegnarmi a fare il poggio. Sì, signor commissario, beveva molto. E aveva un terrore pazzo di sua moglie. Già, infatti, l'impressione che ho avuto anch'io da quella telefonata. Non mi è sembrata una donna molto comoda. Ma dico io, poteva bene abbassare la moglie invece di tant'altra gente. Ah, non si dicono queste cose. Godin, in servizio almeno. Perdonate, signor commissario. Dio mio. Dio mio, Dio mio. Dio mio. Moglie non sa niente, dice che il marito ogni mese regolarmente le ha portato a casa lo stipendio. Ecco perché doveva rubare, ma poi non aveva bisogno di molto denaro. Vi siete procurata una fotografia del marito? Ah, sì, ne aveva una sulla credenza, non voleva darmela, ma l'ho presa. E lui, Godin? È proprio lui, signor commissario. Vi ha dato un'idea di dove potesse essere, no? No, tranne la notte in cui fa credere di essere al lavoro, resta sempre attaccata alla moglie. Sì. Io torno sul posto. Va bene. Io non capisco però perché il ragazzo non dà più notizie, ecco. Non si fa più vivo. E se Loubet... se Loubet si fosse accorto ad essere seguito dal ragazzo, allora gli si è avvicinato e non lo ha mollato più. Gli ha impedito di dire una parola, di fare un gesto, probabilmente sotto la minaccia di una rivoltella. No, ma se Loubet avesse ucciso il ragazzo sarebbe già rientrato a casa. Sì? Sì? Ah. Come? Bisogna rintracciarlo, presto. Presto. Un uomo che assomiglia, che risponde a Loubet, è stato visto in un bar di Rue Goujon. Ha comprato una bottiglia di cognac. No, era solo. No, non era solo. L'uomo attraverso i vetri ha visto il ragazzo che lo stava spiando. Il ragazzo se n'è accorto ed è scappato. Allora l'uomo gli è corso dietro. Ecco, questo è tutto, non sanno altro. È successo qualche cosa? No, 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 calmati. Calmati, non hai sentito, era solo. Sì? A Place Victor Hugo? A che ora? Sì, va bene. Continuate le ricerche. E Francesco? Benissimo. No, Loubet. Solo? Sì, solo. Solo, solo Loubet. Ecco, sono stati visti qui a Place Victor Hugo e si dirigevano verso il Bois. Lui è ubriaco. Li ha visti un agente di servizio. Stanno uscendo da Parigi? Pronto, qui Sayard. Loubet è stato visto in piazza Victor Hugo. Pare stia dirigendosi verso il Bois. Sì, battete tutta la zona. Dobbiamo riprenderlo. Pronto? E dobbiamo impedire che esca dalla città. Sì, come? Io aspetto qui. Apri l'alto parlante! Apri l'alto parlante! Smettilo! Come? Mandate fuori tutti gli agenti che avete. Bisogna fermarlo, assolutamente. È successo qualche cosa? Calmati, calmati. Era solo, calmati. Calmati.
Qui ha visto una portinaia circa 20 minuti fa. Era molto ubriaco. Il ragazzo è sempre con lui? Grazie a Dio, sì. Ci riesce a portarlo in campagna? Dio. Dio l'ammazza. Dove sono? Dove sono? Lo so, è con lui. Lo so, lo sento. È inutile che cerchiate di ingannarmi. Sta cercando di portarmelo fuori per ammazzarlo. Dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. Me lo ammazzano. Me lo ammazzano. Pronto? Come? L'hanno trovato! L'altoparlante! Pronto? Sono riuscito a prenderlo! Sei tu, Francesco? Dove sei? Orient Bar Place de Fil! Pronto, Bib? No? Sei tu? Fatti portare qui subito, sì, Fatti a me. Pronto? Commissario Seyar? Sei tu, piccolo? Stai tranquillo, veniamo subito a prenderti, Ormai non c'è fretta, signor commissario! Il tipo è fuori combattimento per un bel po'! Ma chi siete voi? Sono Frenel, il proprietario del bar! 10 minuti fa il ragazzo è entrato nel bar correndo! Lo inseguiva un ubriaco con una pistola! Gli ha dato una bottiglia in testa ed è crollato come un sacco vuoto! Bravo, bravo, signor Frenel, molto bravo! Veniamo subito, dite al ragazzo che veniamo a prenderlo, eh? Andiamo, venite, su! Andiamo, via! Salve, Fottieri. Passato bene il Natale? Se ti dico io. Perché? È meglio non parlarne. Ciao, auguri. Grazie, Pronto? Sì. Va bene. Ma guarda un po', perché stupidaggini mi disturbano proprio il giorno di Natale. Cos'è successo? Orient Bar, Place Dauphine. Un barista ha dato una bottigliata in testa ad un cliente. Ah, guarda, non era un cliente. Pronto, c'è io? Uscite la camionetta? Veronal. Ah, ciao. Naturalmente è una donna, sono cose da quartiere elegante. Odeon, che succede? Nandré, una macchina rubata. Mm. Sì? Una Citroen grigia. Pronto? X475. Sì? Vedete? No. Sì, una Citroen grigia. Targa, aspetta un po', Sì. Targa CX4751, rubata all'angolo. Quante macchine rubate questa notte? Macchine, aspetta. È la settima. Sì. Il Natale scorso erano state 12. E risse? Risse. 14. La notte di Natale bevono e poi litigano. E noi qui? Vuoi un goccio di caffè? Ah, sì, sì, venga. Grazie.
È amaro. Io non ho ancora capito perché tu tenga nota di tutto sul tuo taccuino. Statistica personale, una mania come un'altra. Pronto, Javel? Che altro c'è? Ancora, un altro vetro. Nessuna comunicazione. Va bene, ciao. Hanno spezzato il vetro di un avvisatore d'allarme e poi silenzio. Qualche ubriaco. O qualche spiritoso. Bisognerebbe stangarli, come dico io, i tipi come quelli. Sai, eravamo cinque. Intendo dire cinque ragazzi, eh? E allora gli inverni erano più freddi. Alle volte dovevamo usare le slitte. Scusa, in che regione? Lorena. Vabbè, l'inverno non era più freddo di oggi, 30 o 40 anni fa. Quante volte sei andato alla messa di Natale di mezzanotte? E chi lo sa? Quando si tornava a casa c'erano i salciciotti di sanguinaccio. Ti garantisco, le cure non ne ho mai mangiati di migliori in vita mia. Io non so cosa ci mettesse mia madre, ma certo che i suoi salciciotti. Sì, poi mia moglie ha tentato di rifarli, ma tutta un'altra cosa, eh. E pensare che mia sorella, la maggiore, le aveva dato la ricetta esatta, o perlomeno ha giurato che era quella. Ma con le donne non si sa mai. La tredicesima ripartizione, Crulebard. Pronto, Crulebard? All'uscita la camionetta? Un motivo? Ah, zuffa tra ubriachi. Ho capito. Sì, come l'avete passata questa notte di Natale, voi? Ah, domino. Sì, auguri. Sarà qualche burlone. Sì, va bene. Un altro vetro di avvisatore rotto e ancora silenzio. Stavolta al ponte Mirabeau. Cammina il burlone, eh? Ho conosciuto un tale che in una notte ha staccato 43 finestre. Già, faceva il vetraio. Salute, auguri. Salve. Salve, Gianvier. Pronto? Pronto, c'è io? Come va la tua suicida con il peronal? Vabbè, si capisce, il solito gesto. E un ricattino per farsi sposare. Ah sì, sì, se la caverà benissimo. Ah, dille che ci mandi i confetti. Sì, ciao. Bella, eh? Meglio di quelle di mamma Francia. Posso? Prova un po' a chiederlo al commissario, domattina c'è di certo. Ho proprio paura che mi dica di no. Che ti conduce tra noi, Jean-Pierre. Come va a contare? Il pioniero seccato mi sta solo la notte di Natale. Ah, dopotutto, se un assassino si mette al lavoro, lo saprò qua come là. Posso? Sì. Solo ad attraversare il Quai des Orfèvres si gela. Grazie. Per voi, Jean-Pierre, bisogna aspettare che la gente sia alzata e si muova. I delitti vengono scoperti la mattina, quando la portinaia sale a portare la posta, o quando la cameriera porta il caffè latte alla padrona. Un po' più presto d'estate e un po' più tardi d'inverno. Yeah, è ancora più tardi la mattina di Natale. Sì, sì. Scusate. E il capo crede che il nostro amico farà... Pronto, Javel? Uscita la camionetta, eh? Come? Spezzato il vetro di un avvisatore d'allarme in Rue Leblanc. Un altro colpo questa notte. Sì. È una notte che va bene per tipi come quello. Pare che le feste li eccitino. Il signor Domenica. Già, i primi sei assassini, tutte e tre di domenica. Poi ha cominciato con i giorni feriali. Una alla settimana con una puntualità perfetta. Ed è per lui che sei rimasto alzato tutta la notte? No, non sono il solo.
Ci sono agenti in servizio straordinario per tutta Parigi. Quando lo acciufferete troverete che è un matto. Matto no. Ma no. Ha ammazzato 8 persone. Ah, questa è buona. Uno si è buttato dal ponte di Austerlitz, si era legato le gambe, si era messo una corda al collo assicurata a un fanale e nel buttarsi giù si è sparato un colpo di rivoltella alla tempia. Non ha voluto correre rischi, eh? In che colonna lo segni? Pignoli. Beh, non è poi sicuro che questo signor Domenica sia un matto. Gli esperti dicono che i matti ammazzano sempre alla stessa maniera. Di che cosa si è servito l'ultima volta? Di un martello. E la penultima di un coltello. E che cosa vi fa credere che sia lo stesso individuo? Beh, nessuno l'ha mai visto, d'accordo. Parlano di un impermeabile giallastro, di un cappello grigio, e non è certo neanche questo. Comunque ci sono stati 8 delitti, uno dopo l'altro. Dico, 8 assassini, non spuntano tutti insieme neanche a Parigi. Poi in ognuno c'è come un marchio di fabbrica. Le vittime sono sempre persone sole, senza famiglia.